Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo? Le notizie di oggi, giovedì 15 agosto. È l'assessore alla cultura della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, a complimentarsi con Chioggia per la sua candidatura a capitale italiana del libro 2025. Una candidatura per cui la nostra città sembra Buongiorno e avere tutte le benvenuti a carte Cosa in c'è di regola. nuovo? Le notizie Si di tratta, oggi, afferma giovedì 15 l'assessore, di agosto. un'opportunità per promuovere la cultura, ma anche per rilanciare l'economia locale, rafforzare il senso di comunità e consolidare il prestigio di Chioggia e del Veneto a livello nazionale e internazionale. Uno strumento di inclusione sociale e di contrasto alla povertà educativa. L'assessore si complimenta con il sindaco Armelao e con l'assessore alla cultura vice sindaco Elena Zennaro per l'impegno che è stato profuso nel progetto. Sono 20 le città candidate per il titolo Capitale Italiana del Libro 2025 e Chioggia è l'unica città del Veneto. I nominativi delle candidature sono stati comunicati dal Ministero della I progetti saranno valutati da una giuria composta da 5 esperti indipendenti di chiara fama nei settori cultura ed editoria. Tra di essi saranno scelti da 1 a 10 finalisti. Entro il 30 novembre il progetto sarà proposto al Ministero della Cultura e la città vincitrice si aggiudicherà il premio di 500.000 euro. L'assessore riconosce che Chioggia sta diventando sempre più protagonista. Di noi si parla nella stampa internazionale, siamo stati Buongiorno e finalisti per la benvenuti a Cosa capitale c'è di italiana nuovo? della Le cultura notizie di oggi, giovedì 2024. 15 Siamo giunti al agosto. secondo posto per la città veneta per la cultura 2024. La nostra città è attuatrice del patto per la lettura, a cui hanno aderito finora una molteplicità di soggetti. Conclude l'assessore. Mi auguro che i caratteri unici di Chioggia possano essere determinanti nella valutazione della giuria e successivamente della commissione ministeriale e portare in Veneto un riconoscimento ambito, facendo della lettura e in generale della cultura un volano per il turismo, economia e l'ambiente. È un progetto che guarda al futuro, capace di lasciare un'eredità duratura nel tessuto culturale e sociale della città. Allora, cercando di essere sintetici, allora, abbiamo visto sulla stampa il comunicato del sindaco, abbiamo creato un nuovo polo ittico, sposteremo il mercato ittico, quanto bravi siamo stati, la Marea, quanto bravi, quanto belli, belli magari lasciamo perdere, quanto bravi, diciamo quando dicono loro che sono stati bravi, dicendo che hanno deciso, decisione storica, di spostare il mercato ittico. Ecco, allora. Io scusate, mi sembra che invece sia un'arma di distrazione di massa, perché si tratta di una delibera di indirizzo. La delibera di indirizzo non ha nessuna valutazione tecnica, giuridica, non è, viene indicato un capitolo di spesa. Noi facciamo con questo, con questa andremo a finanziare questo progetto, faremo questo, la facciamo là. Nota bene, la delibera non l'abbiamo ancora vista perché non è ancora stata pubblicata. Aspettiamo che essere pubblicata per vedere dove dicono di fare questo mercato ittico, nuovo mercato ittico. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, la buona Maria Rosa, prima di diventare assessore, parlava sempre di smantellare l'impianto di GPL, invece adesso non ne parla più, parla di Val d'Ario, chissà come mai. Ne parleremo in un altro servizio, come mai che dice non parla più dell'impianto GPL, parla di un'altra cosa. Comunque, praticamente, una delibera di indirizzo è semplicemente un atto che fa il sindaco. Faccio anche altri due esempi, ma cerco di essere sintetico, vorrei stare sotto i 4 minuti, non è facile. Allora, Caserma dei Vigili del Fuoco, il buon Marco Veronese, che è stato un ottimo vice sindaco durante il periodo Ferro, è riuscito a suo tempo a indirizzare il Consiglio Comunale a votare l'unanimità a cedere il terreno al Ministero degli Interni, il quale ha già presentato un bando perché ci sia chi fa il progetto. Non so se sono stati già assegnati i fondi, mi sembra di sì, ma non sono sicuro. Ma comunque il procedimento è avviato ed è in e quindi fra 2 anni, fra 3 anni, fra 4 anni, quello che sarà, questa benedetta caserma sarà spostata finalmente là. Questo
con un voto unanime del consiglio comunale, non con una delibera di indirizzo. Ecco. Il secondo ponte sul Brenta, che siamo fermi da anni, e sono 2 o 3 anni che la nostra filiera, non lo dico per criticare o per fare dell'ironia, io sono ben contento che abbiamo senatori e deputati eletti nel nostro territorio, parlo del Veneto, e che a Roma cercano di tutti per portare, diciamo, vantaggi, non vantaggi, insomma, per quello che sia giusto per la nostra comunità. Come comunità, in questo caso parlo del Veneto, non sto parlando solo di Chioggia o della provincia di Venezia. Quindi sono 2 anni che promettono di far finanziare con la prossima finanziaria, mettere 10 milioni di euro per finire, per cominciare questo aumento ponte, perché con l'aumento delle materie prime è andato troppo alto e non, no, se non mettono questi 10 milioni non vengono fatti i lavori. Non ci riescono, non perché siano cattivi, non siano incapaci, perché pensano ad altre cose, ma perché non ci sono i soldi e ogni volta, una volta va sotto l'Emilia Romagna, un'altra volta va alla Valle d'Aosta e quindi i soldi mancano sempre. Ecco. Allora io capirei invece che in questo caso la sindaco fosse in prima fila a Roma chiedendo: ascolta, abbiamo 40-50 milioni di legge speciale Venezia ferma nel bilancio comunale, dateci la possibilità di mettere questi 10 milioni di euro che mancano per il ponte. Se il ponte sul Brenta domani mattina crolla, ed è a rischio, non è a rischio, crolla adesso, però insomma deve essere rifatto, saremo nel disastro totale per quanto riguarda la viabilità. Quindi, per dire, tornando a questa famosa delibera di indirizzo, non c'è nulla di tutto questo. Quindi adesso staremo a vedere, leggeremo sta delibera. Io credo, ammesso e non concesso che questa amministrazione duri un altro anno, che tra un altro anno qualcuno dirà: ma quella famosa delibera di indirizzo. Purtroppo questa è la situazione e io credo che sia solo un tentativo da parte del sindaco, siccome la sua immagine a livello di popolarità è molto molto decaduta, ma ma perché purtroppo è sotto gli occhi di tutti che questa amministrazione, purtroppo per errori madornali del sindaco, soprattutto per errori madornali del sindaco, sta creando tutta una serie di problemi all'intera comunità. Nel nostro sportello offriamo servizi di luce, gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, da lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento. Purtroppo dobbiamo denunciare l'ennesima occupazione abusiva di un alloggio comunale. Anche questa volta si tratta di persone che invece di rispettare le leggi e le procedure hanno preferito forzare l'ingresso, gettare fuori le superlettili e utilizzare l'abitazione senza alcun riguardo per le normative e per le persone che, in graduatoria, aspettano legittimamente di ottenere un alloggio pubblico. Il fatto è avvenuto la settimana scorsa a Punta Poli, dove dopo il decesso di un'inquilina, una signora anziana, sono passati solo pochi giorni prima che l'abitazione venisse occupata abusivamente. Evidente che sebbene comprendiamo le difficoltà abitative estreme che alcune famiglie affrontano, non possiamo ignorare il fatto che ci sono anche altre situazioni di disagio, inclusi casi con persone malate a casa, che non sanno come risolvere le loro condizioni. Chi agisce in questo modo non solo viola le leggi, ma priva anche altri di opportunità legittime di accesso a un alloggio pubblico. Purtroppo la mancanza, la certezza della pena sembra ormai un vecchio ricordo e la situazione continua a peggiorare senza che si vedano interventi efficaci per contrastarla. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Un'importante scoperta storica è stata recentemente svelata grazie al lavoro dell'ingegner Nico Perignolato, che ha ritrovato una mappa di Chioggia risalente al 1555,
conservata nell'archivio di Stato e realizzata dal nostro allora concittadino Sabbadino. Questo documento antico offre una visione preziosa dell'assetto urbano di Chioggia e, in particolare, della struttura del castello medievale e della torre associata. La mappa, che documenta la città com'era a metà del XVI secolo, rivela un aspetto del Forte San Felice molto diverso da quello che conosciamo oggi. All'epoca, infatti, non era ancora stata costruita la fortezza bastionata a forma di stella che caratterizza il forte moderno. Invece, l'attenzione è concentrata sul castello e sulla torre, elementi centrali della difesa cittadina del tempo. La torre, come mostrano i dettagli della mappa, doveva avere un'altezza di circa 25 metri, secondo i progetti originali avviati nel 1385. Oggi i visitatori del forte vedono una torre parzialmente modificata e adattata per le esigenze militari moderne, che fu trasformata in una grande cisterna d'acqua dopo la realizzazione della nuova fortezza bastionata. Questa modifica era necessaria per ridurre l'esposizione dell'antica torre agli attacchi delle artiglierie e per adattarla alle nuove tecniche di guerra. Il ritrovamento di questa mappa offre agli studiosi e agli appassionati di storia una nuova chiave di lettura per comprendere l'evoluzione della fortificazione di Chioggia e la trasformazione della torre nel corso dei secoli. L'opera di ricerca condotta dall'ingegner Pignolato, dopo anni di ricerca e paziente investigazione, mette in luce dettagli che arricchiscono la nostra comprensione del passato architettonico e storico della città. Questa scoperta sottolinea non solo l'importanza della preservazione dei documenti storici, ma anche il valore della ricerca accademica e della passione personale nella riscoperta delle nostre radici storiche. La mappa dell'antica Torre di San Felice, ora visibile grazie al ritrovamento del Pignolato, rappresenta una risorsa preziosa per tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della storia di Chioggia. In allegato anche l'intervento di un altro esimio e importante nostro concittadino, Erminio Boscolo Bibi, professore Erminio Boscolo Bibi, che spiega a viva voce il dettaglio della torre che appunto nel corso dei secoli è stata tagliata per esigenze militari. Questa è la torre, vi ho detto 25 metri, tagliata. Qui vedete due pietre bianche e il segno del taglio. Ma si vede, guarda, distinguono sia qua che anche di là. E questo invece è il castello, con l'unica entrata al castello. La torre perché è stata tagliata? Perché quando sono arrivati l'artiglieria, quella che poteva sparare da lontano, immaginate una torre bella alta così, che cos'è? Un obiettivo facile da sparare e far crollare tutto quanto, eccetera. Quindi una volta fatta la fortezza, la tagliarono per portarla pressappoco al livello, diremmo, dei bastioni. Successivamente, dopo, andando avanti, quando arrivarono gli austriaci, quando c'erano 300-400 persone e un pozzo non era più sufficiente, l'hanno trasformata in una cisterna d'acqua. Vedete, l'hanno fornita con tiranti, vedete queste teste, sia da una parte che dall'altra, si trovano da tutto. Ecco, da qui lo si vedono anche sulla facciata che non vediamo, si vedono tutti questi qua, perché se viene riempita d'acqua, pur avendo un muro di 3 metri, naturalmente la pressione può sfondare tutto quanto. Ed ha funzionato fino agli anni 1960, dentro è vuoto adesso, è assolutamente vuoto, non c'è nessuna entrata, si entra soltanto per un'ispezione dall'alto. Vedremo quando alla fine avranno studiato, sistemato tutto quanto, come riusciranno a farla. Ma una cosa importantissima, qui a questa base, che significa su questo spigolo dove c'è adesso il signor Dietro, è qui, da questa parte che non potremmo vedere, ma questa sì, che la facciamo vedere, sono cose importantissime.
si è scolpita la data di costruzione del castello, la prima pietra, 1385. Questo è uno degli edifici più antichi che abbiamo a Chioggia. Ci hanno segnalato stamattina un albero abbattuto all'altezza del capolinea dei bus alla Navicella, tra quelli che segnano il limite del parcheggio. Il moncone è ancora ben ancorato a terra, mentre l'albero è stato spostato qualche metro in là, all'altezza dei bidoni. Potrebbe essere stata una retromarcia fatta male, l'altezza della rottura dell'albero, che sembrava essere comunque bello robusto, è plausibile con quella del paraurti. La velocità però con cui è stato toccato non sembra essere quella di un veicolo che sta facendo manovra. Potrebbe essere stato un atto di vandalismo, una prova di forza in cui l'albero ha avuto la peggio, mentre l'umano che si è battuto con lui se ne sarà andato reggendo l'albero divelto per poi lanciarlo nei pressi dei bidoni, diventato improvvisamente, da risorsa arborea del territorio, bene di tutti, a rifiuto. Non sapremo mai cosa è accaduto, perché non sembra che sul posto ci siano telecamere, ma ogni giorno ci accorgiamo della necessità che il territorio sia controllato per la salvaguardia della cosa pubblica e per quella più importante dei cittadini. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 15 agosto, è la farmacia al Lido in Viale Padova Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it, l'app Chioggiazzurra e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Continuate a seguirci. Ciao a tutti.